Buon pomeriggio a voi che siete qua, buon pomeriggio a chi ci ascolta e guarda da casa per questa diretta che riguarda, non si sente perché la si sente la diretta, è la presentazione di un nostro giocatore al quale direi di rivolgere subito un saluto con un applauso. Per ringraziare chi ci ospita oggi, lascio la parola al presidente del Consorzio Pesaro Basket, Luciano Amadori. Sì, buongiorno a tutti. Prima di tutto un ringraziamento alla famiglia Vitri che gentilmente ci ospita a casa loro. Faccio un po' le veci anche di Ario che oggi non è presente perché c'è la prima riunione di Lega di persona finalmente. E siamo qui per presentare un bel giocatore, Filippoviti, pronunciato bene. Filippovic, un bel prospetto che firma per noi un contratto biennale. Basta poi per la presentazione e le spiegazioni tecniche lascio a Stefano perché i miei limiti sono famosi tecnicamente. Tutto qua. Grazie Luciano, con un gioco di parole facile, la battuta è scontata, chiamarlo Filippo Vitri, visto che siamo qui nell'azienda del signor Alceste, al quale lascio per un attimo la parola perché vuole rivolgere a voi un saluto. Se si vuole accomodare qui, togliamo la mascherina, io le tengo il microfono. Buonasera a tutti, io ringrazio la società UL e ringrazio della partecipazione a tutti voi giornalisti e speriamo che sia un benvenuto e un buon campionato per dare a noi, ai pesaresi che si aspettano una squadra un po' con meno sofferenze di quest'anno. Perciò il presidente e la società sta lavorando bene, perciò noi ci auguriamo un bel campionato. Non quello che possiamo fare, non è che possiamo essere ai vertici, però salvarsi bene e essere a metà classifica sarebbe bello. Grazie, Grazie. grazie mille. Grazie a Roberta Vitri, grazie ad Alessandro Vitri, assente più che giustificato. E vogliamo parlare un po' di più prima di introdurre la conferenza stampa, la presentazione di questa azienda. Per questo motivo lascio, di questo giocatore, lascio la parola a Enrico Pandolfi. Buon pomeriggio a tutti. Cercherò di essere breve anche per non togliere lo spazio alla vera star di oggi. Brevemente introduciamo la Vitrifrigo, un'azienda che produce frigoriferi speciali dal 1978 e negli ultimi 10 anni è stata caratterizzata da una forte crescita dove i fatturati sono aumentati, quasi triplicati. Mi piace pensare che ci siano sempre delle affinità. Il signor Vitri è un appassionato sportivo di qualunque tipo di sport, calcio, pallavolo, basket, è stato sponsor, moto in primis. Quindi siamo un'azienda che segue molto le attività e le vicende sportive. Per quello che riguarda il lavoro interno, mi piace pensare che uno dei motivi del successo della Vitrifrigo è da ricercare nella chimica di squadra, che non è mai scontata. E quindi un motivo del successo è stato anche quello di aver sempre unito, diciamo, l'esperienza dei senatori con le forze dei nuovi giovani. E, se vogliamo, è un po' quello che mi è sembrato che sta cercando di fare la società quest'anno. Quindi aver preso dei giocatori esperti che possono condurre e tenere un pochino la squadra. Coadiuvate da degli ottimi giovani che, da quello che ho visto, sono notevoli. Quindi io vivo di basket da quando sono nato a Pesaro, 100%, e ho visto tutte le vicissitudini dalla Scavolini, questa società famosa in tutto il mondo. Mi fermano all'estero quando vado nei paesi come Lituania, Israele. Sento parlare di Pesaro, si parla di Scavolini, magnifico, Costa.
E quindi per noi è un onore essere qui come sponsor e in bocca al lupo a tutta la VL e ci divertiremo quest'anno, ne sono sicuro. Grazie, veniamo alla conferenza stampa. Io lascio il microfono qui fra Stefano. Ok, con l'accortezza gentilmente di avvicinarsi. Okay, when you talk, go closer to the mic. Ok, chiediamo subito lui come sempre una piccola introduzione, un saluto prima delle domande. First of all, if you give us a hello to everybody and if you can introduce yourself about your skills, about everything, what you need. Hi everybody here. Thanks for the nice welcome. I'm Marko Filipović and I signed here because I want to accomplish something big with this team. I'm happy to be here and part of this family. And I'm looking for a successful season. Okay, buonasera a tutti e grazie di essere qui. Grazie soprattutto della simpatica accoglienza che tutti mi state riservando in questi primissimi giorni. Mi chiamo Marko Filipović, ho firmato in questa società perché sono convinto che si possa costruire qualcosa di grande con questo club e sono pronto, non vedo l'ora di iniziare questa stagione. Camilla Cataldo. Everybody knows that your dad was Jasmine Repressor Players, and because Jasmine told everybody about this, and so she wants to know what your dad told you about Jasmine like coach. So I knew him before because he's a experienced coach and he was, you know, a successful coach. But my dad, they worked together for years, and then when Pesaro was interested in me, that was a very important thing that I will have a good coach. And my dad, because they worked together, we more like talked about how, you know, the modern basketball is, and he is always on the top of everything. And yeah. Ok, sì, io conoscevo Jasmine Repesa prima, cioè senza bisogno di essere illustrato da mio padre. Mio padre e Jasmine hanno lavorato insieme per 4 anni. E quando ho saputo che Pesaro era interessata a me, ho iniziato a parlare con mio padre, partendo dal presupposto che era già molto importante sapere di poter partire con un allenatore importante. Mio padre mi ha solo detto che nella pallacanestro moderna Jasmine è uno degli allenatori con maggiore successo e quindi sicuramente non sarebbe stato mai un errore partire con un allenatore del genere per uscire dall'Ungheria e questo è tutto. Poi quando sono stati insieme Jasmine e mio padre era un'altra pallacanestro, adesso una pallacanestro moderna, è importante sapere che Jasmine ha sempre allenato le migliori squadre d'Europa. So basically, in the modern basketball, I'm a stretch four, what means that I'm kind of big man, but plays from outside and attack the rim or shoot the ball from the 3-point line. And I can say I'm fast and I can shoot the ball. So I wanna use this, of course, and I hope I will learn some more things. Dunque, sì, io nella pallacanestro moderna posso essere definito con la definizione che va di moda adesso di stretch four. Cosa significa? Sono un 4 che allarga il campo. Stretch significa che allarga le distanze del campo con quale qualità? Innanzitutto, essendo pericoloso dietro la linea dei 3 punti,
pur essendo un lungo che apre il campo con il tiro da tre punti e con la possibilità di giocare uno contro uno in palleggio fino al ferro. Poi corro molto, mi muovo molto e queste sono le mie caratteristiche. Like you know, Peter Laurent played here some years ago, so you are the second player from Hungarian that comes here, and he asked if you know if you, Peter Laurent. Of course, I know he's my friend. We played in Albafehérvár for 4 years. When I got there, I was a young player, and he came, he had experience. And I think he came right after Pesaro to the team where we played together. And yeah, I heard really good things about the club, the organization, so even it helped. Sì, assolutamente. Peter è un mio amico, siamo stati compagni di squadra per 4 anni all'Alba Forever. E io ero molto giovane, ho avuto molti consigli dall'esperienza di Peter. Lui è arrivato all'Alba dopo che era stato a Pesaro, dopo i mesi di Pesaro, e quindi ho avuto la possibilità da subito di sentire tante belle cose sulla città e sul club. Filipovic. Everybody knows from your names, Filipovic, and that your dad is from Croatia. So she wants to know about your growing up like player, if you play only in Hungarian or also play in Croatia, and what is your opinion about the level of Hungarian basketball championship and the difference, if the same level of Croatia league. So I played only in Hungary, and I played 1 year high school in America, and the Hungarian basketball gets better every year, every season. Especially we played Champions League last season, so we can say the top three teams are really serious. I don't know if it's the same level as Croatian basketball, because I never played in a Croatian league, but I know that the Champions League, they have really good teams and players. Ok, ho giocato soltanto in Croazia per tutta la mia carriera, tranne un anno dove ho fatto un anno di scuole superiori in una high school americana. E non conosco bene il livello del campionato croato, sono cresciuto in Ungheria e credo che il campionato ungherese ogni anno migliori tanto. Le prime 3 squadre del campionato sono sicuramente di buon livello. Noi per esempio quest'anno abbiamo partecipato con un discreto successo alla Champions League e siamo stati competitivi, diciamo, nella seconda lega europea per importanza, e quindi penso che sia un livello che ogni anno migliori tanto quello ungherese. Considerate, per darvi un'indicazione, che loro erano terzi nel girone della Champions League e, se non sbaglio, Brindisi era settima, ottava, no? se non sbaglio. Brindisi, che ha fatto la finale di Coppa Italia, era qualche posizione dietro la sua squadra, il Falco. They want to know if you talk, if you know, if you talk about our league with the Vojvoda, that last year was with Reggio Emilia. Yeah, I know that he played here. I was following his games a little bit, but I didn't talk before I came here. I talked only Laurent Peter. He's my friend, so I got all the information I needed. Dunque, sì, io so benissimo che Vojvoda giocava qua a Reggio Emilia. Ho visto alcune partite di Reggio Emilia della scorsa stagione, però non ho mai parlato con Vojvoda del campionato italiano di Pesaro, perché, come ho detto prima, sono molto amico di Laurent. Era sufficiente sentire le opinioni di Peter, non avevo bisogno di parlare con altri. Skill
I play more outside, and then my inside game, I don't use it too much. So I only go in the paint when I attack, and then I can dunk the ball, I can jump high, but I'm not usually doing this post-up game. Ok, io sì, sono, la mia pericolosità è soprattutto fronte canestro, e mi piace attaccare l'area, quindi andare dentro partendo dall'esterno. E quando penso di saltare tanto, quindi quando attacco il canestro, quando attacco l'area, sono solito finire con delle schiacciate, oppure concludere con dei movimenti finali in avvicinamento dentro l'area, ma le mie partenze sono quasi sempre dal perimetro. Devo lavorare per migliorare il mio gioco spalle a canestro. You know, the pointer that we signed is Justin Robinson. He said that like to use pick and roll to serve alley-oop to the big man. Do you like alley-oop? Oh, yes, I like. I hope that I can show. Sì, di sicuro mi piacciono gli alley-oop. Spero di poterlo dimostrare. What is your effort about rebounding? What is your contribute? What you? How your skill about rebounding? Rebound. I like to go to the offensive rebound, just to be aggressive and then try to catch somehow because I can say I'm fast and jump high. So it's I think that's my job to do that. And then defensive rebound is more like a part of the defense. So it's a team thing. Dunque, guarda, a me piace molto dimostrare sul campo che sono un giocatore aggressivo e quindi mi piace tantissimo anche perché penso che sia parte integrante del mio lavoro buttarmi e lottare a rimbalzo offensivo. Mi riesce bene perché penso di essere un atleta veloce e verticale e quindi questa è una caratteristica che penso di avere e che mi piace dimostrare. Per quel che riguarda i rimbalzi difensivi, di sicuro fa parte del gioco, ma io lo considero come una parte del gioco di difesa in maniera complessa e quindi sia un lavoro di più di squadra che individuale. Do you know someone of the new teammates of the team? Non ha incontrato nessuno perché gli altri arrivano a fra un po'. Do you know some of them? No, I just saw some signings and then I saw some videos on media platforms, but I don't really know them. I don't remember that I played against them. No, guarda, io conosco i giocatori perché ho seguito la campagna acquisti, quindi le varie firme dei giocatori, ho visto qualche video dei vari giocatori firmati durante questi giorni. Se non ricordo male non ho giocato contro nessuno di loro, quindi non li conosco ancora personalmente. E come ti dicevo prima, i ragazzi che devono arrivare sono in arrivo nelle prossime ore, i tre americani ancora no. So you know this is new era with the COVID. It's very tough for everybody. Especially here in Italy was a really, really tough month. So she wants to know, how did you live the last month with the COVID epidemic all over the world, in Europe, in your city? And then if you feel something about the opportunity that coming back and play basketball, play sport, can be like a hope, a message of hope for everybody. What do you think about these two things? Yes, we didn't play in the league. We stopped in March, and since March, we had to work out or train just ourselves because everything closed. So everybody tried to figure out the best opportunity to find a way to get better. So
I can see that I'm pretty sure the league will start. For sure, it won't be the normal, but I hope that we can play with fans, what is really important, I think, for all the players, and we can finish the whole season. Dunque, sì, è stato brutto. La cosa peggiore per un atleta, per un giocatore, è stato dover smettere di giocare a marzo e non poter finire il campionato che si era iniziato. Considera che erano primi in classifica loro quando si è interrotta la stagione. E poi l'altra cosa brutta per un atleta è che praticamente ognuno di noi non ha avuto più la possibilità di allenarsi veramente. Siamo stati costretti in casa, anche in Ungheria, e abbiamo dovuto cercare di inventarci un modo per poter allenarci individualmente dentro casa. Questa è stata la parte più difficile. E adesso per noi atleti è veramente molto molto importante, vitale, tornare ad allenarsi. Sarà importantissimo tornare a giocare. Speriamo tutti di poter tornare alla normalità, di poter giocare anche con i tifosi, perché per i giocatori è molto molto importante avere i tifosi, però adesso il momento è proprio la voglia, è quella di tornare a giocare, e il desiderio è quello di iniziare una stagione e finirla, portarla alla fine del campionato, non interromperla. I was thinking about a nice question for you, new generation, you're very young. And I grew up in Pesaro since I was a young boy in the 80s. So together with Stefano Cioppi, we were very good friends. And we grew up together. And I remember my dream in the 80s was to watch my heroes in Palace, Viale dei Partisani, the old arena, to see my heroes playing basketball. And I was standing below the basket just to see the number 4 and the 5 taking position and smashing and so on. It was really challenging, and that's why I felt in love with this beautiful game. And my dream is that you guys will be capable to transmit the same passion to next generation, like my son is now. I have a young boy, 12 years old, and I would like that he will be helped to love this game as the heroes in the past did with us. So it's not a really serious question, but what can you do to give our young generation boys the love for this game? Hey, Marco, it was a good debut. You can learn from him. Okay, I think basketball has a really big impact on young guys, especially I can say myself, because I was watching my own dad playing and winning championship in Hungary, and I was so small and watching all the big players on the court with a full gym. So I think it's an amazing experience, and I know for the young guys it can be the same, and put them on a situation that they start to play basketball or do some sports, because for us it was the same when we were bored, that we just went outside on the playground and played some basketball. So for sure it has a big impact, and it's really important for the young guys to start some sports. Dunque, riassumendo la domanda di Enrico, ha raccontato che è un grandissimo appassionato di pallacanestro, perché ha iniziato a vedere la pallacanestro nel vecchio hangar di Via Partigiani quando era bimbo, e si è emozionato seguendo proprio da bordo campo, da molto vicino, l'ala forte e il centro che sgomitavano per prendere posizione. Tutto questo è stato di grande ispirazione, lo ha portato a vivere con passione, a giocare la pallacanestro in tutta la sua vita, e quindi voleva sapere da Marco se sente questa responsabilità di essere d'esempio per le future generazioni, visto che anche lui ha un figlio di 12 anni e sarebbe molto contento che potesse fare anche lui sport, perché è ispirato dai campioni che osserverà nella prossima stagione. Marco concorda e dice che è completamente d'accordo, perché anche Marco ha vissuto un'esperienza simile, veniva portato da suo padre al palazzetto quando era un bambino, vedeva giocare questi atleti grandi durante le partite, e da lì che è nata un po' il fuoco, la voglia di iniziare a fare sport e soprattutto di fare pallacanestro. Quindi è sicuro e convinto, l'ha vissuto sulla propria pelle come Enrico,
il fatto che il gioco e i giocatori in campo hanno un impatto enorme, soprattutto sulle nuove generazioni, sui bambini, e sente assolutamente la responsabilità di trasmettere questa voglia alle nuove generazioni di fare sport e di giocare pallacanestro, che è la cosa più bella del mondo. Your name, your number? Everybody. 35. 35. There is a reason because you picked this number? I don't have a reason. I don't believe in these things that the number helps anything. It's just you like it. Yeah, I had this last year. That's what I got, so I keep it. Okay. No, non c'è nessun motivo. Non ha nessuna, sì, non ha nessuna credenza. Non pensa ai numeri. L'anno scorso aveva quel numero e l'anno prima, e quindi quel numero va bene. So my dad is from Croatia, and there's the name Filipovic, but they have a C and a thing on it. Mm-hmm. We don't have the same one in Hungary, so that's how they translate officially. But because this is from Croatia, that's why it stays Filipovic, but in Hungary it cannot be. So that's how they write it down. Allora, il suo nome di famiglia, il suo cognome di famiglia, quello del padre, è Filipovic. Filipovic in croato si conclude con una C con due taglietti, uno sopra e uno sotto, due barre. Non esiste un modo per tradurre quel suono in ungherese, e quindi la traduzione ufficiale sui documenti dell'anagrafe ungherese è stato aggiungere IT, quindi Filipoviti, invece di quella C strana. Però il suo nome reale, la sua pronuncia è Filipovic. Okay, we are done. Prima di chiudere la conferenza, un ultimo saluto, un ultimo intervento di Luciano Amadori. Sì, mi ricollego alle parole di Alceste, che dice: intanto lo ringrazio per i complimenti che ci fa, e mi fa molto piacere, ma vorrei dire che sono io, siamo noi che facciamo i complimenti alle persone come voi, che nonostante un'annata così difficile come quella passata, dove abbiamo vinto una sola partita, ci siete sempre stati vicini, e per noi questo è un segno di amore, e anche ci riempie di tanta responsabilità. Speriamo quest'anno di farvi divertire. Direi che questo ragazzo ha tutte le caratteristiche, come ci ha illustrato, per farci divertire. Speriamo di avervi sempre presenti al campo con noi, al palazzo, possibilmente anche agli allenamenti, e direi che sono molto orgoglioso di rappresentarvi. Per venire anche agli allenamenti dovete chiudere l'azienda, ovviamente, perché non ci sarebbe più tempo per il vostro mestiere. Grazie a tutti, grazie ancora alla famiglia Vitri. Termina qui la conferenza stampa e la diretta. Alla prossima, grazie.